Sono circa 50 gli artisti che partecipano a Rearteco 2016 e che hanno in questo modo deciso di contribuire al riconoscimento al rifiuto, titolo della 12ª edizione inaugurata a Palazzo Cisterna mercoledì 16 marzo. Rearteco sottolinea come i rifiuti, oltre a essere raccolti, debbano essere sempre più riconosciuti quali importanti risorse che possono acquisire un valore economico attraverso il recupero ed il riutilizzo dei materiali ed una valenza creativa, mediante riciclo artistico o la realizzazione di opere di ecodesign. L'esposizione inizia il tour da Torino e prosegue a Genova con una doppia esposizione, Pisa e Cerveteri. Nasce Rearteco a Firenze 12 anni fa, siamo arrivati a Torino. La bellezza, l'emozione che questi artisti portano nella trasformazione dei rifiuti, tutto questo è davanti agli occhi del visitatore per consumare meglio e per consumare meno. Ho scoperto Rearteco nel 2014 partecipando come creativo, artista creativo. Mi è piaciuto il concetto e il progetto, il fatto di dare vita a materiali di scarto. Ho proposto mi hanno proposto di portare Rearteco qui a Torino. Ho contattato la città metropolitana, che a braccia aperte ci ha accolto e quindi siamo riusciti a portare questo progetto in questo favoloso palazzo, il Palazzo Cisterna qui a Torino. La nostra intenzione è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica, di avere un comportamento virtuoso nei confronti degli scarti e degli utilizzi dei materiali. Per far questo, oltre a Rearteco, abbiamo anche creato Rearteco Educational, che quest'anno vede la prima edizione a Genova, ma che abbiamo tutte le intenzioni di riproporre nei prossimi anni. Quindi Rearteco è un movimento di arte e di artisti, ma è un movimento sociale, culturale, che desidera essere conosciuto e desidera essere abbracciato dal maggior numero di persone possibili. La mostra è visitabile sino al 24 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19 e sabato 19 marzo, dalle ore 9 alle ore 13.